5, 6 è la geografia, 7, 8, 9 forse è la geometria, 10, ricreazionologia. Un saluto da Nina e da Matti. Siamo per iniziare a registrare un bellissimo video. Oggi sarà una giornata super speciale perché dopo andremo a fare le prove del nostro primo spettacolo, il nostro concerto. Io non vedo l'ora, sono emozionata, però ho la tosse, ecco. Sto male. Perfetto. Anzi, senti, è una sfida contro il tempo. Meglio che non venite al nostro spettacolo. Oh no, devono vederci, però prima di andare a fare le prove dello spettacolo andiamo a recitare un video. Non possiamo iniziare a registrare il nostro video se non arrivano i nostri amici prima. Comunque, intanto ne approfitto per farvi vedere tutti i fantastici premi di YouTube. Avete visto che belli? Ce li ho solo io? No, sono tutti miei. Siamo fortissimi. Batti 5, squisito. Andiamo a vedere quanti soldi abbiamo. Mamma mia, siamo appena finito di registrare, ora mangiamo una bella pizza e poi dove andiamo? Andiamo a fare le prove del nostro spettacolo. Però io, Ninna, ho fame, sennò poi non riesco a ballare, ok? Ma non puoi mangiare tutto quello che hai preso, Matti. Allora, questo è quello che ha preso Ninna. Due pezzi di pizza, rossa e patate. E questo è quello che ho preso io. Avevo troppa fame. È buono? Mm-hmm. Guardate con chi siamo. Samantha, Pippo. Ciao. Vi riconoscete, vero? E per quale motivo Pippo ha paura di mangiare in questi tavoli? Che pieno di piccioni. E di cosa hai paura? Scherzi, Samantha, non mi sono proprio il caso di fare. Tu hai paura dei piccioni, Marco? No, io sono super coraggioso, soltanto Pippo il fifone. Ma che Samantha ha paura dei piccioni? Eccolo là, eccolo là. Da, 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 da. No, è lì, è lì, è lì. No! Ma hai davvero paura, non era finto? No, ho davvero paura. Mille storie, poi ricorda che tu sei qui accanto a me. Ottima scelta. Grazie, grazie, è bellissima questa canzone. Voi l'avete ascoltata? Oh, spero proprio di sì. Se no recuperate, perché il videoclip è pazzesco. Io sono un cavaliere. Vabbè, Matti, concentrati, dobbiamo andare alle prove. Hai ragione, io sono un pilota di Formula 1. Adesso screccio. No, 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 no. Bisogna andare piano. Comunque siamo pronti per fare le prove. Io ho scaldato la voce, canterò benissimo. Certo, ci credo. Come una papella, qua, 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 qua. Per fortuna non dobbiamo cantare oggi, dobbiamo solo ballare. Ballare, ricordatelo. Hai ragione. Siamo arrivati alle prove dello spettacolo e volevamo presentarvi il nostro fantastico gruppo. Ciao! Ci sono i nostri ballerini, ci sono Samantha e Pippo che avete visto e c'è una persona che forse conoscete. Ciao! Robby dov'è? Robby è a casa, non si sentiva molto bene. Oh, no. Sono sicuro che è rimasto a casa a giocare alla Play, lo conosco troppo bene. Maestra, 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 che stiamo preparando qui? Amore, sei pronto a ripassare? Sono prontissimo, ma che è ricreazionologia? Ricreazionologia con tutti. Ok. Per lo spettacolo. Io non mi ricordo più il balletto. Vai! Fare una bottle flip, eh? Vediamo cosa sta facendo Ninna durante la pausa del... No, no, non puoi vederlo, non Come non posso vederlo? È una cosa segreta, importante, top secret. Ma siamo in pausa, ci devi dire che cosa stai facendo. Ninna durante la pausa per le prove dello spettacolo sta... cercando delle scarpe nuove per lo spettacolo. No, vabbè, però non ci posso credere. Cioè, ma tu ti rendi conto che durante la pausa tu cerchi vestiti per lo spettacolo? Certo, perché devo essere bellissima, no?
geografia, 7, 8, 9, forse è la geometria, 10, ricreazionologia. La sveglia è suonata, devo andare a scuola, mamma, fammi dormire ancora un'ora. Ho così tanto sonno che io non mi ricordo tutte le lettere dell'alfabeto, forse ABC, non lo so. Pippo, ma hai paura anche dell'iguana o solamente dei piccioni? No, dell'iguana sicuramente non ho paura. Quando suono la campanella, dring! 1, 2, 3 la matematica, 4, 5, 6 è la geografia, 7, 8, 9 forse è la geometria, 10, ricreazionologia. Prima del cielo, dring, tiri, e poi andate a frizzare. Vieni da questo lato. E poi tutti fate. E so già che il buio poi ti piacerà, perché ninna ninna ni, 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 il buio ti piacerà, perché ci sono io con te. Una giornata bellissima tra le vie di Roma, sopra il monopattino sfrecciando io e te. Una giornata bellissima tra le vie di Roma, sopra il monopattino sfrecciando io e te. Il sole che brucia, la musica suona, ma qualcosa di brutto sta per succedere. È un nemico cattivo dentro il suo grattacielo, ci ha teso una trappola col suo aiutante che no, tu non vincerai, ci hai messo nei guai, non ci arrenderemo mai, sfida per noi, la supereremo, unendo le forze siamo eroi, e servirà coraggio e velocità, perché è una sfida contro il tempo. Bravi. Le prove sono finite, infatti siamo tornati dai nostri gattini, però abbiamo una sorpresa per voi, quindi ci vediamo domani. Ve l'avevamo detto che c'era una sorpresa, e la sorpresa è un maialino. Vediamo se mangia. Vabbè, ora non ha fame, poverino, lo lasciamo riposare. Solo cibo con la lettera P. E piccola tartarughina. Oh, quanto è tenera. Ma lo sai che un po' ti assomiglia? Dai, Robby. Lo sai che adesso siamo diventati amici? Come si chiama? Sammy. Il mio nuovo amichetto. Saluta. Cucurì. Ciao. Matti. È il nostro nuovo animale, lo devo portare a casa per forza. Guardate oggi cosa c'è sul nostro set, una mini fattoria. Qui c'è un coniglio e qui c'è anche un maialino. Io lo amo. Guardate che carino, non ci posso credere. E voi avete mai toccato un maialino? Maia Matti! Cosa sta succedendo oggi? Perché ci sono degli animali sul nostro set? Ma poi è sul piatto! La vita massima te la meriti di più tu! Che carino, vai, mangia! Siamo arrivati a fare le prove del nostro spettacolo e Matti, come stai? Così è così, mancano 11.
10 giorni al nostro spettacolo. Io sono raffreddato, sto male. E lo sai di chi è la colpa? Tua, perché non ti sei coperto. Oppure tua, che eri già raffreddata. No, 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 io non ero raffreddata. Io avevo solo sì, che eri raffreddata. Volare come tanti palloncini liberi. 7, 8, 9, forse è la geometria. 10, ridere la magia. Preparo la carta e la colazione. La scherza mi scordo, la merenda suona la campanella. Drin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Guardate quante persone ci sono. Siamo tantissimi, tantissimi. Ora stiamo provando Ninna Ninna. Guardate che tacchi. Ma tu ballerai con quelli? Sì, guarda. Non ci posso credere che ballerai con quei tacchi. Non è possibile, ma non dovremmo andare a provare? Sì, ora iniziamo. Aspetta, lo rifaccio, forse non l'hai capito bene. Ma che rumore fa? Sta smorzando la tensione, Matti, perché tra poche ore andiamo sul palco, stasera. Stasera, domani ci andiamo, devi prima dormire un'altra volta. Come domani? Sì, non è oggi, non te lo ricordi? E allora non vengo, non posso, ho un appuntamento importante. Ma scusa, un appuntamento. Guardate un po' dove siamo, il treno. Pronti a partire? Stiamo andando in montagna a fare una vacanza. Come in montagna? Aspetta, non dovevamo andare a fare lo spettacolo? E qui dietro ci sono anche i ballerini e tutto il resto della squadra. Ciao! Ciao, ci siamo anche noi! Siamo arrivati sul palco di stasera. Guardate, lo sto calpestando, questo è il centro. Ci sono anch'io, eh. Comunque è ancora in preparazione. Guardate, questo palco questa sera brillerà, sarà incredibile. Io non vedo l'ora, sono super emozionata. Manca sempre meno. Sorpresina, i primi che sono arrivati con ben 4 ore di anticipo. Sì, però saranno i primi in prima fila. Ciao! Ciao a tutti! Sei in fila! Siete pronti? A tra poco! Siamo! Stiamo andando! Sei pronto? Sì, sono carichissimo, non vedo l'ora, manca un minuto praticamente. Luccichi tantissimo! Che bello, vado! Ricreazionologia. 1, 2, 3 la matematica. 4, 5, 6 è la geografia. 7, 8, 9 forse è la geometria. E ora? E ora? Ricreazionologia. Ricreazionologia. Ring. Che ne dite di organizzare una challenge proprio qui? Ora! Ora? Sì! Proprio qui! Sì, Matti, proprio qui! Nel frattempo i nostri amici, oh, si sono vestiti da lottatori di sumo! Chi rimarrà più tempo in equilibrio sui piedistalli vincerà! Siamo pronti? E allora, 3, 2, 1, via! Attenzione, attenzione! È arrivato il primo tour di spettacoli di Nina e Matti! Prendete i vostri biglietti su Ticket One prima che finiscano! Noi ci ascoltiamo e ci viviamo un'altra meravigliosa canzone! Vai! Oggi mi sono svegliata ed ero molto molto triste. Le nuvole così io non le avevo mai viste.
tanto scure che il cielo ormai non era più celeste. Io ti chiamo, mi richiami e il cuore già capisce che mi ami. Sognare, sognare, la 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 la. Volare, volare, la 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 la. E se questa giornata così affaticata ti dovesse annoiare, puoi sognare, sognare, la la. Giornata così affaticata ti dovesse annoiare, puoi sognare, sognare, la 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 la. Direi di accogliere qui Ninna e Matti con la loro canzone più romantica che ci sia. Sì, vai. Ninna, che cosa fai? Stai tranquilla, dai, ci sono io a vegliare su te. Tu sei una regina, io il re. Sicuro questo buio scuro non conta più niente se sono con te. Un bacio di qua, un bacio di là, e so già che il buio poi scomparirà perché ninna ninna ni, 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 il buio scomparirà perché siamo insieme. Siamo insieme io e te. Che ne pensate di organizzare un'altra challenge? Oh. Una challenge, sì! Oh, che sì. Bello! Chi decora meglio l'albero di Natale? Via! Oh no, corri Samantha! Prendi quei rigolini! Oh no, oh no, è difficile, aspetta! Questa non mi serve ora! Allora, Matti, mettiti l'albero! Ma io non voglio fare l'albero! Zitto! Mi stai facendo un po' male. No, non è vero. Anzi, sapete che vi dico? Ma non puoi barare. Lo sto facendo. Sto facendo l'albero. Che ce la puoi fare? Sto girando abbastanza. Mi sembra troppo evidente che la squadra vincitrice è proprio la squadra di Ninna e Matti. Abbiamo vinto la mia prima challenge. Che bello. Bellissima tra le vie di Roma, sopra il monopattino sfrecciando io e te. Il sole che brucia, la musica suona, ma qualcosa di brutto sta per succedere. È un nemico cattivo dentro il suo grattacielo, ci ha teso una trappola col suo aiutante che ha una forma un po' buffa, ma è grande abbastanza. Vincerai, ci hai messo nei guai, non ci arrenderemo mai. Ogni sfida per noi la supereremo unendo le forze, siamo eroi. Cattivo lo sai, lo raggiungeremo nel punto più alto della città. E il tuo sorriso non si cancellerà e servirà coraggio e velocità. Dopo del nostro concerto è andato benissimo, siamo super contenti. C'è solo un problema, abbiamo un mal di gola pazzesco. Sì, è vero, infatti io mi sto sforzando un sacco a parlare, come se avessi qualcosa qua in gola. È stata veramente un'emozione incredibile, eravate tantissimi, migliaia di persone. Tantissimissimi, sì, mi
tantissimissimissimi. Cioè c'erano persone in fondo che lo guardavano con un altro schermo perché sennò non entravano. Una cosa veramente pazzesca, quindi non possiamo fare altro che ringraziarvi. Vi vogliamo tantissimo bene, falsacchiotti. Ciao.